Siamo dentro all'atelier dell'associazione Il Limone Lunare, che si trova in Via della Maddalena, nel sestiere della Maddalena a Genova. Questa è una zona che storicamente è sempre un po' stata legata alla strada della prostituzione. Ancora oggi è così, ed è un quartiere quindi che ha delle sue fragilità, che ha anche delle sue potenzialità, legate soprattutto alle relazioni umane. Siccome l'associazione si preoccupa e si occupa delle relazioni, noi abbiamo scelto di essere in questa strada, proprio con delle vetrine su strada, proprio per essere dentro a questa relazione e quindi tenere le porte aperte quando possiamo, proprio per far entrare le persone e sviluppare tutte le attività che poi vi racconteremo. Questo spazio è stato sognato, immaginato, progettato e costruito insieme da tanti sguardi e tante anime, perché noi siamo un gruppo di ricerca, Azione, e quindi abbiamo deciso di dare questi luoghi in situazioni anche considerate fragili, in ambienti considerati fragili. L'idea è quella di portare invece una forma di valore attraverso la qualità delle relazioni delle persone e delle loro pratiche. E questo luogo era uno spazio molto degradato e noi, insieme a dei progettisti, amici, noi lavoriamo nell'equipe mista, quindi insieme a amici architetti e artisti, abbiamo deciso di rifarlo vivere. E quindi questo luogo, diciamo, è stato immaginato come un luogo che fosse neutro, ma la neutralità va costruita, cioè un'immagine vuota per dare l'idea di essere qualcosa che sia un contenitore di idee e un posto che stimoli visioni, no? Allora questo spazio è un laboratorio, non abbiamo mai avuto finanziamenti forti e quindi abbiamo trasformato mobili dell'IKEA e poi sono tutti oggetti regalati o costruiti da noi. E questo luogo vuole proprio tenere insieme la materia al sogno, quindi da qua si immagina e poi si costruisce anche per creare delle piccole filiere sentimentali. Quindi forse un po' il sogno per noi è dare spazio e curarlo, cioè dargli uno spazio, come dire, con delle piccole regole che sono quelle dell'attenzione, della relazione, e poi per il resto qua lo prestiamo a dei ragazzi giovani e la ragazza che viene qua gli ho dato le chiavi. Gli ho detto, ma tu non devi fare niente. Quindi mi ha detto, ma ultimamente non sto creando. Ho detto, ma non devi creare, statene lì, leggiti un libro. Cioè, questo, ecco, io forse credo un po' in quello spazio di fiducia. Io vabbè, perché vengo da, come ti dicevo, una periferia e ho vissuto comunque molto dolore all'adolescenza. E quando sono entrata al laboratorio migrazione del comune di Genova, ho detto, se mai ci fosse stato quel luogo nella mia periferia, quanto sarebbe cambiata la mia vita. Quindi l'azione, noi lavoriamo anche sulle periferie, l'idea di creare questi spazi con queste umanità in luoghi dove in qualche modo c'è un'aridità di relazione, di sentimenti, è un po' questa anche la vocazione. Qui vivono vari progetti. I progetti pilota più, diciamo, su cui noi stiamo dedicando più attenzione in questo momento sono le formazioni e la sartoria sociale ecopoetica. Tutto questo convoglierà nella Scuola delle Arti Sociali, che è un progetto nazionale e anche internazionale di ricercazione. La sartoria nasce perché anche attraverso le esperienze anche nostre più personali, ho fatto costumi, scenografie, eccetera, da anni, e l'idea era, avendo vinto un piccolo bando dei Valdesi, abbiamo incontrato queste donne marocchine. Una di loro si chiama Khadija. Avendo incontrato lei, l'idea era quella proprio di agire questa materia al sogno attraverso proprio dei manufatti. Quindi qua facciamo laboratori tra bambino e grande. Quindi insegniamo a cucire a tutti. Io ho insegnato a cucire anche ai ragazzi disabili, eccetera. Cioè, l'idea è che la manualità è un altro di quei linguaggi che un po' si è perso, ma che può raccontare molto della nostra
essenza. L'idea è di fare un percorso sia interculturale, intergenerazionale e quindi niente, qua nascono quindi questi progetti che sono sia i laboratori di cucito, ma poi anche le nostre creazioni e adesso inizieremo a marzo questa collaborazione col commercio equo per fare le prime collezioni insieme. Ogni volta che siamo aperti c'è un'interattività fortissima. Diamo vita a diversi percorsi che poi sono tutti collegati da questa ricerca-azione, però diciamo che poi ognuno sviluppa dei temi. Sicuramente la prima adesso sulla quale stiamo puntando è la sartoria sociale. La fatica un po' di raccontare l'associazione, ed è per questo che poi ci appoggeremo a professionisti, è il fatto che quello che per noi è molto semplice è anche molto complesso. Noi ci rifacciamo al mondo artigianale e quindi la pratica del fatto che tutti possono fare tutto se si fa insieme. Quindi l'idea è quella che la sartoria, a noi non interessa in questo momento promuovere una mercificazione di un insegnamento o di un oggetto, ma noi pensiamo che la creazione deve riprendere lo spazio di quello che è stato invece, come dire, uniformato alla produzione. Quindi l'idea è che una persona si avvicina a noi attraverso la volontà di imparare a creare. Quindi qui arrivano delle persone facendo dei percorsi, ad esempio il percorso sull'immagine del corpo, quindi l'abbiamo chiamato l'abito necessario, dove queste persone si avvicinano all'idea di un corpo che non sia, come dire, un corpo per incominciare a sognare il nostro corpo poetico. Cioè il nostro corpo ormai è stato, come dire, mercificato, no? Come è mercificato l'abito che lo veste, mentre per noi il passaggio è ritornare a un abito necessario in termini di proprio custodia della nostra persona, no? Al di là appunto di uno sguardo che non sia quello amorevole, no? In qualche modo. E quindi ad esempio questo laboratorio parte dalla rilettura attraverso le immagini di varie culture di che cos'è la bellezza. Quindi l'intesa di una bellezza che nasce da qualcosa di spontaneo, di naturale e non condizionato da appunto uno sguardo commerciale, no? Quindi ritrovare la bellezza nella naturalezza dell'essere per poi arrivare a costruire, quindi fare proprio il cartamodello e cucire, confezionare il proprio abito, però attraverso un altro sguardo. Cioè, quindi ad esempio questo è un percorso laboratoriale. Tutti i nostri laboratori si muovono su questi altri paradigmi, quindi. Cioè, il problema non è, noi la chiamiamo piccola filiera sentimentale perché il problema, la volontà è quella di muoversi attraverso un flusso di passaggi coerenti che non vengano mai traditi dall'oggetto finito. Mentre spesso nel mercato accade che anche se una cosa è fatta nel migliore dei modi, poi viene dentro un vortice che poi diventa qualcosa d'altro. Invece la cura che abbiamo delle nostre cose è, è il processo, no? Il fatto che non venga smentito il lavoro finito. Quindi l'abito che viene immaginato insieme, attraverso lo sguardo di più, noi più donne ci guardiamo e ci aiutiamo a sognarci, no? E poi si decide il cartamodello e da lì si realizza. L'abbiamo chiamata piccola filiera sentimentale proprio per questo motivo, perché le relazioni tessono tutti i passaggi. Cioè, ad esempio, 2 anni fa erano venute mamme e bambine a fare i laboratori, no? E non producevamo niente. Cioè, i bambini stavano qui con le mamme, creavano, noi creiamo, non produciamo. Quindi facevano queste esperienze insieme, c'era degli incontri, quindi prendiamo il tè mentre lavorano, eccetera. Proprio ricordano i vecchi mestieri, le vecchie botteghe. Qua tutto quello che accade quando una persona inizia a cucire è proprio il fatto, intanto, che ognuno può fare tutto. È il tempo che dedichi a quella cosa. Cioè, se uno fa filosofia non diventa un filosofo, ma impara cos'è la filosofia. Quindi qua tu puoi imparare, il mio maestro di disegno ha insegnato a disegnare a tutti. Le persone che vengono qua, cosa accade? Che le bambine fanno tutto. Cioè, io ho insegnato a cucire con l'ago a bambini piccolissimi, ai disabili, cioè. E lo fanno meglio di noi spesso, no? Perché c'è un altro modo di guardare, sono cose che loro ci insegnano, cioè ognuno porta il suo talento. L'associazione è nata 5 anni fa, però da un percorso di tante persone che già si conoscevano e condividevano un po' alcuni studi, alcuni pensieri fatti insieme. Sicuramente abbiamo cercato
di mettere questo, uno spirito un po' diverso nello stare insieme, che è quello proprio di curare la relazione tra di noi, che è proprio il primo punto, la prima cosa che per noi è importante, cioè stare bene insieme, curarci, prenderci cura uno dell'altro. E questo aspetto poi del prendersi cura è una cosa molto difficile da portare avanti, soprattutto con continuità nel tempo. E invece è proprio quello di cui ci dobbiamo nutrire. Il Millone Lunare nasce dalla figura di Dolci ed è proprio il testo che racchiude la storia della prima radio libera d'Italia. Il limone lunare è una pianta che si chiama il limone lunario, che fiorisce tutto l'anno. Dolci, come ti dicevo, ha questo contatto fortissimo legato all'osservazione della natura e della poesia. Dolci, come ti dicevo, ha questo contatto fortissimo legato all'osservazione della natura e della poesia. Lui viveva insieme ai contadini e i contadini gli davano questi stimoli proprio di osservazione e di intuizione rispetto alla poetica della natura. Quindi Dolci raccoglie frasi loro e scrive e documenta questo territorio attraverso questo racconto e si chiama proprio Il Limone Lunare. Abbiamo lavorato anche sulla documentazione e quindi abbiamo sviluppato questo progetto della radio messa su da Danilo Dolci, ma anche il progetto della sartoria ecopoetica si sviluppa anche attraverso, per esempio, la ricerca che facciamo io e Marco, che si chiama Segni Naturali e che è un lavoro sull'approccio alla natura e di come sia naturale anche l'apprendimento anche della matematica, per esempio, che sembra sempre collegata a una questione molto razionale, invece la matematica, secondo noi, è una cosa molto naturale. Quindi osservando la natura si riesce ad arrivare a trovare proprio le regole che ci sono dietro alla matematica. Quindi osservando per esempio i fiori, Danilo Dolci per esempio parlava di questi fiori che hanno 5 petali. E in effetti ci sono tanti fiori in natura che hanno 5 petali, ma la domanda è come mai la natura ha deciso di fare i fiori con i 5 petali? O perché il trifoglio ha 3 foglie, poi c'è l'eccezione del quadrifoglio? Oppure come mai gli alberi crescono e si biforcano? Chi l'ha deciso? L'ha deciso la natura. Allora, osservando la natura, troviamo delle regole della natura e queste regole sono anche regole matematiche. E allora abbiamo costruito dei giochi che hanno la caratteristica intanto di essere molto naturali, cioè noi prepariamo del materiale e poi chi lo utilizza può decidere le regole per utilizzarlo. E quindi abbiamo costruito, per esempio, il primo è stato queste carte. Dove ci sono tutte delle piante che hanno delle caratteristiche e niente, praticamente giocando con queste carte impari un po' a osservare delle cose particolari dei fiori e delle piante che sono nelle carte e poi si può giocare e giocando si impara un po' anche l'utilizzo di queste piante, così come si sono fatte delle ricerche, per esempio questo è un altro gioco matematico perché l'idea è anche un po' di uno spazio interculturale nella ricerca dei giochi matematici, per cui andare a vedere come gli scienziati, questo per esempio era un matematico del Settecento, Nepero, è andato a vedere come gli arabi utilizzavano i numeri per fare i calcoli complessi. E ha studiato questo strumento e allora noi l'abbiamo rifatto e lo riproponiamo perché è uno strumento molto facile, molto semplice per fare moltiplicazioni anche molto complicate e quindi, cioè, è interessante andare a vedere anche come l'uomo ha sempre anche un po' copiato le idee, cioè la cultura in fondo viene fuori anche dal copiare le idee belle che hanno avuto altri. La mia storia con questa associazione è molto più vecchia dell'associazione stessa, nel senso che io sono stato allievo alle elementari di Federica, che è stata mia maestra di matematica. Confrontandoci nel tempo ci siamo incontrati proprio su alcuni temi comuni, che sono il contatto con la natura,
il riconoscere quello che la natura ci può insegnare, perché io, diciamo, contribuisco all'associazione come erborista, e nel frattempo avevo già cominciato a studiare anche tutto un rapporto sia di osservazione che di ascolto con la natura. Quindi, quando ci siamo incontrati su questi temi, è proprio nato qualcosa di magico, diciamo. Noi siamo abituati, forse anche poco, diciamo, a farci domande tra esseri umani, però quando si sta nella domanda con la natura possono emergere cose ancora più interessanti a volte. Quindi possono essere le regole della matematica, come diceva Federica, possono essere parti di noi che vediamo nella natura, quindi i simboli che ci fanno da specchio. In tutto questo, solo per darvi così una piccola parentesi anche mia di quello che porto anche al di fuori dell'associazione, ho creato un approccio che è anche quello in divenire, in mutamento, grazie anche alla formazione con Francesca e tanto altro, che si chiama erboristeria intuitiva. E quindi sono qui a creare giochi, a partecipare anche, ora da qualche tempo, anche proprio nel fondamento dell'associazione, infatti. Quindi anche per esempio con Francesca il primo laboratorio di segni naturali l'abbiamo fatto in due scuole, appunto una del centro storico di Genova, una a Cornigliano, e abbiamo fatto proprio questo lavoro che si chiamava La Camera Chiara e alla fine c'era questa installazione costruita con i bambini dove c'erano proprio dei segni che facevano riflettere gli adulti o gli altri bambini proprio sulla matematica e sulla, per esempio, scomposizione dei segni matematici e sullo spazio, su come i bambini percepiscono lo spazio. E anche questa fa parte di tutta questa ricerca. Partecipiamo, per esempio, a tutte le attività, gli eventi, le feste che vengono fatte nel quartiere, quindi apriamo l'atelier e proponiamo dei laboratori, che però hanno sempre questa caratteristica dell'accoglienza, quindi le persone che vengono qua possono anche un po' ristorarsi, sedersi un attimo, però sempre con una, cioè ricercare questo fatto che quando uno viene, viene accolto anche in quello che lui in quel momento ha bisogno di fare e non che tu hai già precostruito una ricetta fissa da proporgli. Sono finita qui perché mi lega un rapporto con Francesca, penso ormai da 25 anni. Io ho una formazione artistica che però negli anni si è avvicinata sempre di più al sociale. Mi occupo di educazione alla pace, gestione dei conflitti. Insieme a Francesca abbiamo condiviso l'impegno di progetti culturali, nel meridione. Lei soprattutto a Napoli, io ho partecipato a dei progetti per la riqualificazione a Catania. Limbrino con la Fondazione La Fiumara d'Arte di Antonio Presti. È una ricerca continua dal sociale all'educazione alla pace e alla pace con la natura. Quindi, secondo me, è il momento in cui dobbiamo proprio ripensare a tutti i nostri paradigmi culturali ed entrare nell'ottica di ecosistemi che funzionano. Quindi questa cosa ultimamente mi sta portando ad approfondire i biotopi della guarigione, come sono portati avanti da Dieter Dum con Tamera in Portogallo. Da un lato c'è un confronto sulle idee, sulla visione di questi principi appena toccati. Poi io lavorando da moltissimi anni, invece anche all'interno delle istituzioni, mi sono occupata anche di ufficio stampa, comunicazione, cerco di dare un supporto adesso anche in questo senso. Allora, io sono l'ultima arrivata e da 2 mesi che collaboro con sono vicina all'associazione. E sono arrivata come coordinamento, diciamo, per coordinare alcune attività e
riscrivere la visione dell'associazione, però quando ho sentito da parte di Francesca e di Federica delle parole tipo cura, relazione, connessione, mi sono trovata molto a mio agio in questo ambiente, perché appunto avendo frequentato la scuola di Focusing, che è una tecnica, uno strumento che permette di interagire all'interno del corpo e quindi andare a trovare una connessione. Noi siamo spirito, emozione e fisicità e psiche, e se tutto ciò non è connesso, non è centrato, si creano degli squilibri e possono arrivare anche delle malattie. Ci sono proprio delle parti di noi dentro il corpo che vogliono farsi sentire, ma noi non li ascoltiamo e noi come corpo siamo un processo. Che in ogni momento ci modifichiamo, ci plasmiamo, a seconda con chi siamo, a seconda cosa frequentiamo o dove siamo. E quindi perché la connessione con l'associazione? Perché qui si parla di relazione, di cura, però se non si parte proprio da noi stessi, da una cura delle nostre parti sofferenti, e da un'attenzione e da una scoperta dei nostri talenti, che sono quelli che poi ci fanno fare delle scelte di qualità, ci fanno stare al mondo attenti. Se non partiamo da noi stessi, penso che quello che è fuori da noi è un po' più complicato, un po' più manipolato. Faccio un esempio, se io sento il bisogno di aiutare l'altro, però devo partire da me stessa, se no è come se io passo all'altro una mia fragilità. Allora anche attraverso dei processi di focusing noi andiamo a interagire con la nostra fragilità ed accoglierla e poi trasformarla in qualcosa di prezioso. E anche noi siamo un corpo perfetto, tant'è vero che se abbiamo una ferita si rimargina la ferita. Però non facciamo attenzione alle ferite che ci portiamo dentro. La fragilità ad oggi dell'associazione è purtroppo anche una parte economica, nel senso che il progetto di ricercazione nazionale, anche non solo nazionale, è quello di creare dei tavoli di confronto. Noi ci rifacciamo una visione di Hundert Wasser, che era questo architetto visionario, pittore, eccetera, uno dei primi ecologisti importanti. Eccetera, che ha immaginato questa cartina, no? Questo disegno. E quindi si parte da un corpo, è un disegno come di un bambino, no? Dove c'è una casa che lo contiene, che c'è poi una città che lo contiene, c'è uno spazio della natura e c'è un cosmo, no? Allora, questa idea delle cinque pelli è l'idea di portare a simbolo qualcosa che per noi è molto. È una, come dire, mappa di lavoro. Noi costruiamo proprio delle mappe, le che abbiamo chiamate, abbiamo degli strumenti di lavoro, no? Abbiamo creato questi strumenti e abbiamo chiamato queste mappe narrative, che sono mappe, proprio per fare un lavoro di, visione con le persone, no? Oltre a mappare le parole, vediamo cosa stimolano queste mappe. Ognuno di noi si forma, per sua attitudine, in questo senso, noi parliamo proprio del talento, attraverso un linguaggio. L'idea è di creare dei tavoli dove queste persone che hanno avuto lo stesso talento, quindi in questo caso Maria, ma c'è Davide Parodi, un amico carissimo che adesso manca, che è l'autore di questo video che poi magari vedrete, è artista e lui è anche psicologo. Ad esempio, l'idea di creare questo tavolo insieme alle persone che si occupano della prima pelle, che in questo caso è la psiche, il rapporto tra l'anima e il corpo. Forse lo studio su cui noi ci stiamo avviando è l'idea di quali sono le pelli, quali sono le domande tra una pelle e l'altra. Che relazione c'è tra la prima pelle e la seconda pelle? Che relazione c'è tra la terza pelle e la quarta pelle? Cioè, questo è l'humus di ricerca che poi costituirà la Scuola delle Arti Sociali. Quindi la visione di Maria, la visione di alcuni di noi, va con le teorie basate sui loro studi,
vanno ridiscusse in un tavolo di lavoro insieme a incontrare altri, anche specialisti di altre culture. E questo sarà un tavolo internazionale perché noi adesso abbiamo dei referenti di ricerca a livello nazionale e internazionale, quindi l'idea è proprio quella, però tenere aperto questo tavolo può a momenti di confronto con... Io ho lavorato tantissimo con i ragazzi, ad esempio, disabili per 15 anni della mia vita e l'ospite ne ha aspettato, noi chiamiamo, no? C'è qualcosa che accade solo dove questa scuola non è codificata da un sistema. Cioè questa scuola deve accadere e l'accadimento, la magia nasce quando non c'è troppo controllo sulle cose. E quindi in qualche modo se io posso porre questa domanda e questo spazio della domanda, che non è solo una domanda razionale, perché Danilo Dolci parlava di maieutica reciproca attraverso la parola. Il figlio di Dolci con cui collaboriamo, Amico Dolci, diceva per noi: voi fate un clima maieutico, perché essendo molti artisti noi lavoriamo con altri linguaggi, non solo attraverso le parole. Allora in questo clima le persone fioriscono, no? E in questo senso è fondamentale essere in un'umanità mista. Cioè, cioè lavoriamo con i trans, cioè le trans, cioè l'idea è proprio quella che ci siano spazi per più umanità, perché mancano le piazze ormai e quindi l'idea che la scuola delle arti sociali sia una scuola di piazza per fare questo tavolo di lavoro che diventa un tavolo in questo senso maieutico. Il passaggio territoriale è delicato per noi perché per noi il territorio sono i territori. Cioè il lavoro, come ti dicevo, avendo viaggiato tanto per l'Italia, l'idea non era quella di rimanere nel proprio quartiere, ma l'idea è quali sono le relazioni col quartiere e che domande il centro... Noi in particolare stiamo lavorando tra Genova, Napoli e Palermo come ricercazione nazionale, perché penso che ci siano delle buone pratiche scambiabili proprio tra queste città in particolare, anche a livello di riflessione sociopolitica. L'enorme valore di questa zona è che è pieno di attività. Ci sono tantissime realtà come la nostra e diverse dalla nostra che si occupano di sociale, che fanno un intervento territoriale forte. Quindi diciamo che il centro storico potenzialmente, dico potenzialmente perché è già molto ricco di realtà, ma non è per niente agevolato, ma potrebbe essere veramente un giardino. Potrebbe essere veramente un giardino sociale. Allora il passaggio è... Io dico, non esiste un posto fragile, esistono cose non valorizzate e non amate, ma il punto è come interveniamo, con che sguardo e a chi ci rivolgiamo, no? Siamo tutti sconosciuti in qualche modo, no? Allora, io quello che abbiamo praticato qua, da fare i tè insieme, l'apertura, è che nel momento in cui c'è uno sguardo d'accoglienza, le persone arrivano e si narrano. Il problema è che non c'è ascolto a questa narrazione e non c'è veramente più per noi, ma come occidentali, la domanda di che cos'è necessario. Cioè, ripartiamo da delle domande necessarie, la domanda generativa che porta all'atto generativo. Cioè, come dire, bisogna un po' rimuovere le zolle, no? Della terra, far uscire quello che sono veramente le domande e solo chi ha contatto con la propria pelle, cioè la ferita che scura, no? In qualche modo, cioè se io apro una ferita c'è qualcosa che vive. Allora, questo è un territorio vivo, come e rispetto ad altre città d'Italia, rispetto alla gentrification, eccetera, siamo ancora molto protetti, ma è possibile che in pochi anni possa scomparire questa genuinità. Diciamo, noi abbiamo vinto solo un bando dei valdesi che ci ha permesso di fare questo percorso con queste donne marocchine, grazie a una realtà qua vicino, Passapà, che insegna agli stranieri. E quindi c'è stato questo percorso bellissimo, che doveva essere 4 incontri, che poi è durato molto di più, dove venivano anche coi bambini, quindi questo, non c'era ancora il problema dell'assembramento, ma qua era veramente incredibile. E quindi, ad esempio, loro, cioè, siamo riusciti a fare un tot di attività così. Ora, per questi progetti invece che stiamo facendo, le persone contribuiscono. Noi diciamo che non abbiamo, paghiamo lo spazio e tutta la ricerca non è sostenuta ad oggi. E anche la rete nazionale, cioè il problema è per noi è tenere in vita anche questo percorso di eterna ricerca e anche di collegamento. Le piccole economie sono legate ai contributi che danno che le persone. Sono contributi volontari. Sì, sono tutti volontari, allora diciamo per le formazioni. Poi invece facciamo tutto un lavoro, l'altro pezzo importantissimo dell'associazione, oltre alla sartoria sociale, è quello proprio delle formazioni. Quindi noi ci sosteniamo attraverso queste formazioni. Dolci diciamo che ha questa figura
che è molto sfaccettata, perché è un poeta, pensatore, cioè sociologo e architetto, e lui fondamentalmente è nato come architetto, ma ha deciso neanche di laurearsi perché ha detto avrei fatto case per ricchi. Quindi negli anni 50 va in questa comunità nomadelfia di Donzeno a fare questa esperienza radicale di comunità proprio. Diventa già il braccio destro di Donzeno, ma si accorge che quello che stava imparando era un posto protetto. E lui, per una, dato che il suo nonno viaggiava e lavorava nelle ferrovie dello Stato, era stato da piccolo giù a Partinico e aveva visto questa zona proprio poverissima, terzo mondo, diciamo, in Italia. Lui, venendo dal nord, era rimasto colpitissimo. Quindi ha pensato, se io quello che ho imparato, va sui 25-26 anni, lo porto là, cosa accade? E quindi decide, parte, va, mette una tenda e incomincia a parlare con i pescatori di Partinico. E da lì inizia a creare la prima casa. E da lì, parlando, attiva quella che poi diventa la maieutica reciproca. Quindi, parlando con i contadini, gli abitanti, eccetera, avvia quello che poi è stata la sua storia. Per noi è stata fonte di ispirazione, perché personalmente ha messo insieme la parte poetica all'azione sociale, la parte artistica all'azione sociale. Dentro di me erano due anime che litigavano, cioè, perché in qualche modo dicevo, ma se faccio questa cosa di cui ho tanto bisogno per me, come tengo insieme gli altri, no? E invece lui mi ha dato la chiave che lo sguardo creativo può essere uno sguardo sociale. Quindi collaboriamo col Centro di Sviluppo Creativo Danilo Dolci di Palermo, siamo i referenti per la Liguria, no? A me colpisce tanto questa frase, ciascuno cresce solo se sognato, no? Il fatto come noi abbiamo dei sogni e se li sogniamo riusciamo anche a realizzarli, a vederli. Anche me, se sono stata sognata, riesco anche a trovare un posto al mondo. In realtà Dolci per me è stato un po' quello che è già stato detto, nel senso legato al trovare un posto, quindi a vedere più che altro un posto per fare, perché quello che ho pensato tante volte è ok, posso fare tantissime cose molto belle, ma poi arrivo alle persone che possono beneficiarne, cioè, ho trovato una dimensione dove, anche leggendo poi una cronologia essenziale di Dolci, ho detto, ma come ho fatto a fare questa cosa? Cioè, nel senso, ma allora si può fare, no? Quest'Italia che cambia, non puoi fermare.